y el meeting ha tenido la capacidad de acogida suficiente como para meter fuera de programa este encuentro. Cioè, mi scusavo per il ritardo prodotto dovuto all'incontro precedente. Dobbiamo anche noi andare un po' in fretta perché dobbiamo lasciare la sala un quarto prima delle tre, perché c'è alle tre un altro incontro. Dobbiamo ringraziare al meeting la possibilità di inserire questo incontro non previsto in programma, data anche l'attualità sempre più scottante della questione basca in Spagna e delle trattative che il governo spagnolo in un modo ultra pacifista sta portando avanti con i terroristi nostrani. Allora, Gozzone Mora, a mia destra, 56 anni, professoressa dell'Università del Paese Basco, attualmente di Sociologia alla Facoltà di Scienze della Comunicazione, sposata, due figli, è stata è membro del Partito Socialista dagli inizi della democrazia in Spagna, è membro della commissione esecutiva del Partito Socialista di Euskadi, cioè del Paese Basco. Lei ha promosso per anni e si è arrivato così finalmente alla fine degli anni 90 con altri, nel momento in cui il Partito Socialista lì ha scelto la possibilità di fare un fronte costituzionalista in difesa della Costituzione spagnola nel Paese Basco contro i nazionalisti estremi e i terroristi, portato avanti questa possibilità fino al 2001, in cui c'è stato un momento algido nella storia politica di quel paese là, forse dopo verrà fuori un po' questa storia. Lei continua a insegnare in facoltà nel Paese Basco sotto la minaccia permanente dei terroristi, lo vedrete anche nelle diverse diapositive che verranno proposte dopo. Attualmente ricopre la carica di assessore al comune di Getxo, un importante comune della riviera di Bilbao. Ed è la figura più importante dentro il Partito Socialista contro la politica zapateriana di arresa con i terroristi di Deta. Lei gira tutta la Spagna dando continui interventi, continue conferenze per spiegare queste cose, per denunciare questo processo. Non è espulsa dal partito per ragioni evidenti, perché non le converrebbe assolutamente al partito di espulsarla dal partito, forse lei racconterà questo. Ed è sempre lavorando in continuazione con le vittime del terrorismo e nel Paese Basco e fuori, perché a questo punto l'ETA ha una collezione di vittime, quasi 1000 morti, non tutti, metà e metà direi, fra il Paese Basco e fuori del Paese Basco nel resto della Spagna. Cioè lei, l'appoggio personale e la compagnia a queste vittime è una delle sue attività permanenti. Ed è la figura più esposta oggi, insisto, socialista nella denuncia di questa situazione. Allora, noi adesso, poi ringrazio la presenza del vicepresidente del Parlamento Europeo, Mario Mauro, che farà anche lui un piccolo intervento alla fine, che conosce molto bene la situazione e che ci aiuterà a capire. Noi subito vedremo, tradotto anche in italiano, un video di un po' meno di 15 minuti, che è un'espressione molto efficace per cominciare a capire di che cosa stiamo parlando. Cittadini per la libertà, seminando lenzuola. Questo documentario è dedicato alle vittime del terrorismo e alle persone di scorta, delle persone minacciate dall'ETA che si giocano la vita finché l'elenco dei morti non aumenti ulteriormente. Regista José Luis Jordán Moreno. Un paese del Paese Basco, Euskadi, Spagna.
Mi infancia son la mia infanzia sono montagna. Ricordi di una montagna verde, di due bambini che giocavano nel fiume, di due bambini che vedevano passare i treni. Quando andavamo a chiedere soldi ai nostri genitori per giocare con le macchinette, beh, altri erano in un bar diverso, innanzitutto andavano in uno e poi in un altro. Mi ricordo quel giorno che siamo entrati correndo nella taverna dove sempre c'era tua Ita. Lui e i suoi amici guardavano con molta attenzione la TV, il telegiornale era l'unico suono che si sentiva in quel locale. Un signore, sposato con figli della nostra età, secondo quanto raccontava il portavoce, giaceva sul suolo di una strada coperto da un lenzuolo, assieme a lui una macchia di sangue. Io avevo già sentito a casa mia notizie simili, decine di volte, ma ho notato che lo sguardo di mio padre quando vedeva la morte era molto diversa da quella che mettevano i tuoi amici e tu. Non capivo perché esisteva questa differenza, credo invece che tu lo sapessi. Molte volte mi parlavi di quello che sentivi sulla politica a casa tua. Io non potevo parlarti del silenzio che vi era invece a casa mia. Cercavi di convincermi che coloro che dormivano per sempre sotto questi lenzuoli e stavano opprimendo il Paese Basco. Io non ti capivo. E ti capivo ancora meno quando i lenzuoli coprivano un bambino della nostra età. E questi sono tutti i nomi, vedete, appunto, di queste persone, di questi bambini. Chiedevo a mio padre affinché mi spiegasse, ma mi diceva sempre: taci, figlio, è meglio non dire nulla. Sei ancora piccolo per parlare di politica. Capirai quando sarai grande. Ho visto molti lenzuoli nelle strade durante la mia infanzia, adolescenza, giovinezza, ma sicuramente quello che mi ha maggiormente colpito è stato quello di quel giorno. Stavamo giocando nel parco, abbiamo sentito quel rumore, quel frastuomo, siamo corsi verso il luogo dell'esplosione. Lo abbiamo visto così, da vicino, la stessa immagine dei telegiornali, un corpo per terra, un lenzuolo e una macchia di sangue. Ci siamo guardati per un momento e ho scoperto che i nostri sguardi erano così diversi come quel di tuo padre e del mio. Mi sono reso conto per la prima volta di quanto fossimo diversi. L'uomo che giaceva per terra era un amico della mia famiglia, era il padre di questa bambina piccola che andava nella nostra stessa scuola, te l'ho detto, e tu hai scrollato le spalle come se non te ne importasse nulla, o perfino come se questo ti rallegrasse, ma hai voluto che non me ne rendessi conto. Ti ho ricordato tutte le volte che questo signore ci aveva comprato delle caramelle quando giocavamo sulla piazza, non hai cambiato espressione, sei rimasto uguale. Attorno a noi girava questo amico di tuo padre che si sedeva sempre al suo fianco nella taverna. Adesso si nascondeva fra la moltitudine, guardando gli occhi di coloro che guardavano la morte, cercando di verificare quali fossero tristi per tenerli sulla lista nera del suo ricordo. Da quel giorno mio padre usciva sempre con più paura per strada e il tuo usciva sempre con più arroganza. Abbiamo fatto parte della lista e l'ETA aveva perpetrato un assassinio. Siamo cresciuti e poco a poco mi sono reso conto di come avevamo costruito le nostre infanzie nelle nostre case. A casa mia parlavamo di vita, a casa tua sognavate la morte. Ho imparato a tacere, a muovere rapidamente gli occhi per distinguere se al mio fianco vi era qualcosa di cui dovessi fare attenzione quando esprimevo le mie opinioni. Mi sono reso conto che questa strana ideologia vostra trasformava tutti che non pensavano come voi, li trasformava, li faceva diventare nemici, nemici che voi decidavate se potevano o meno continuare a vivere, nemici che potevano vivere solo con la paura.
paura di pensare, paura di parlare, paura di votare. Abbiamo cominciato a separarci quando avevamo 13 anni, l'estate prima di cominciare il BUP. Tu sei entrato nel gruppo con quei ragazzi, avevate i vostri gesti, i vostri sguardi, i vostri segreti, le vostre riunioni, le vostre azioni, le vostre provocazioni. Ho smesso di far parte del tuo mondo e tu hai smesso di far parte del mio. A poco ha cominciato a ridursi il numero di parole che ci scambiavamo. Credo che tu ti vergognassi che il fatto che i tuoi nuovi amici ti vedessero parlare con me. Sono stato testimone del tuo cambiamento, di quanto importante ti sentissi, quanto i tuoi ordini si rispettassero, di come stessi diventando leader del tuo gruppo, così come i miei amici ed io cominciavamo a parlare sempre più a voce bassa. Sono trascorsi gli anni. Ti vedevo abbastanza nel paese, ma scambiavamo un breve cenno di saluto, di cortesia. A volte ti lasciavi vedere per un intero periodo e quando tornavi si notavi che eri ancora più importante fra i tuoi. L'ultima volta che ti ho visto direttamente, disegnavi, scrivevi un Gora Eta su una parete, su un muro. Gora Eta. Ti ho guardato dalla finestra e tu hai guardato verso su e il tuo sguardo ti ha ingannato. L'avevo visto troppe volte, ma non era più uno sguardo di complicità, non avevi più questa furbizia che trasmettevi quando facevamo le marachelle da bambini. Mi hai guardato con odio, con l'odio che sentivi contro tutti quelli che non la pensavano come te, con l'odio di tutti quelli con cui giocavi a questo nuovo gioco di salvare le patrie. Alcuni anni dopo ho letto il tuo nome sul giornale. Non avrei mai pensato che potessi arrivare a tanto. Anche tu avevi seminato le strade con i lenzuoli. Quando ti hanno arrestato, la tua foto ha cominciato ad adornare le facciate del paesino e addirittura il balcone del comune. Adesso hai cambiato lo sguardo di quella montagna verde, di quel paesaggio argentato, con i muri grigi pieni di nero asfalto. Cerchi di far credere che sei rinchiuso perché sei un eroe, per ragioni politiche o perché hanno limitato la tua libertà, ma questo non lo credono neanche coloro che ti acclamano. Sì, tu hai avuto la libertà di parlare, di segnalare, per imparare a scuola i valori che tuo padre volevi che ti insegnassero, per sentirti un idolo fra i tuoi. Io, te lo ripeto, ho avuto l'unica libertà di tacere. Hai giocato ad essere un Dio che decideva chi dovessero riempire i cimiteri e perfino quali tombe dovessero essere profanate. Nel frattempo, io ho deciso di dedicarmi ad una professione molto diversa dalla tua. Adesso ho un altro compagno inseparabile. Trascorro con lui tante ore, come le trascorrevo con te quando eravamo bambini. Non è mio fratello, non è mio cugino, non è mio amico, non è neanche il mio collega di lavoro. È la mia persona di scorta. È la persona che scorto. Lui non è presidente, non è ministro, non è imprenditore, non è attore, non è ambasciatore, non è un cantante, non è neppure una persona famosa. Lo conosce solo la sua famiglia, gli amici e così per sentito dire alcuni del suo paesino. Coloro che la pensano come te invece conoscono benissimo questa persona, vogliono togliergli la vita perché rappresenta i suoi vicini, molti dei quali lo hanno votato perché fosse assessore, perché si sentisse la sua voce in comune. Per questo io lo accompagno al lavoro, lo accompagno a casa, lo accompagno in macchina, al bar, in chiesa, affinché non lo uccidiate. Lo accompagno nelle strade che lui cerca di rendere migliori, difendendo che siano ben asfaltate e illuminate, che il denaro che ha il comune venga usato in modo corretto, affinché tutto venga ben mantenuto.
compagni di lavoro, i miei colleghi di lavoro ed io. Cerchiamo di difendere la libertà e la vita delle persone minacciate dall'ETA. La libertà di non avere un proiettile in testa, la libertà affinché il loro ultimo sospiro di vita non abbia l'odore del fumo di una pistola o di un'autobomba. E assieme alla persona che ascolto perdo parte della mia libertà e rischio molto per guardare da una parte e non dall'altra. I due possiamo andarcene per sempre, ma ho la speranza che tutto questo non avvenga mai. Sono un bravo membro di scorta, sono cresciuto nella dittatura dominato dall'ETA. Lì si impara che la vita vale molto. Per questo, giorno dopo giorno, cerco di far sì che l'unico lenzuolo che copra la persona che difendo sia quella del suo letto la sera, e cerco di far sì che l'unico lenzuolo che mi copra sia siano le lenzuole del mio letto. E sai che cosa ottengo facendo questo? Non solo tutelare una vita, ma anche lotto per la stessa cosa che tu credi di difendere. Lotto veramente affinché non vi siano più detenuti baschi, affinché i tuoi amici non vadano a finire in prigione, evitando che ci siano ulteriori lenzuoli nelle strade. Tu e le tue persone continuate a lottare per riempire sempre di più le carceri di detenuti, per rubare la gioventù ad altri giovani, per separare altri amici, per riempire più bare di morti. Ed io, mentre cammino a fianco della persona che scorto, ripenso a quello che ci è successo, continuo a pensare come sono trascorse le nostre vite parallele. Mentre tu ti stavi addestrando con l'ETA, io entravo in accademia. Mentre tu imparavi a sparare alle tue vittime, io imparavo come scoprire un pistolero fra la moltitudine. Mentre tu imparavi come preparare un ordigno, io imparavo a disattivarlo. Mentre tu imparavi a salvare il tuo mondo, io imparavo a salvare vite umane. Mentre tu militavi nell'ETA, io imparavo ad essere un membro di scorta. E continuo a pensare a tutto quello che abbiamo perso per colpa di questa storia così inutile e incomprensibile che abbiamo vissuto. Noi due abbiamo perso la nostra libertà. Entrambi abbiamo perso una infanzia senza sangue ed entrambi abbiamo perso un amico. E la cosa peggiore è che tu continui a pensare che tutto è stato fatto per Euskadi. Libertà, libertà, infinita libertà, cosa che ci vuole più di una cosa, la libertà, infinita. Buenas tardes. Cada vez que veo este vídeo, no dejo de emocionarme, porque me recuerda a muchos conciudadanos a los que he visto sus cuerpos rotos, cubiertos por esas sábanas, en estos años de locura en los que la banda asesina está presente en Euskadi. Este vídeo, además, para mí tiene una connotación especial. Fue hecho para un premio que dieron a mis escoltas por una asociación, un movimiento cívico. Yo les pediría una cosa antes que él traduzca, y es que hoy hay aquí dos maravillosos escoltas italianos que me han acompañado en todos estos días, y un escolta voluntario del País Vasco de nuestra Policía Nacional. Les pido un aplauso para los tres. Y ahora ya, esto que no traduzca, y ahora ya que traduzca, ¿no? Porque todos han entendido, creo yo. Bueno, yo quiero dar las gracias
a Comunión y Liberación por traerme aquí a pasar entre todos vosotros esta semana. Lo mismo mis escoltas que yo, creemos que estamos volando. No habíamos vivido con tanto afecto y rodeados de tantas personas que nos quieren, yo no recuerdo desde cuándo. Beh, innanzitutto desidero ringraziare Comunione e Liberazione per aver permesso il mio arrivo qui e il permettermi di passare alcuni giorni assieme a tutti voi. Credo che le persone della mia scorta ed io stiamo volando in un certo qual modo. Non ricordo veramente alcun momento in cui io e le mie persone di scorta siamo stati circondati da tanto affetto, da espressioni di grandissima cortesia, di amore e di gentilezza, espressioni che provengono da tutti voi. También quiero aprovechar para dar las gracias al vicepresidente de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo, perdón, el señor Mauro, por su presencia en esta mesa. Esto de verdad demuestra su deseo de esa lucha por la libertad, de esa Europa donde prevalezcan otro tipo de valores de los que actualmente se pueden estar jugando, y le agradezco la legitimidad que me da a mí el estar sentado en esta mesa. Muchas gracias de todo corazón, que esto no suele ser lo habitual en España para mí. Desidero ringraziare anche il vicepresidente del Parlamento Europeo, dottor Mauro, per la sua presenza. La sua presenza è indice e testimonianza del desiderio chiarissimo di lotta, di lottare per la libertà e soprattutto di lottare per avere un'Europa con altri valori, con valori diversi da quelli che si stanno imponendo. Inoltre la sua presenza offre anche alla mia persona una legittimità, la legittimità proprio di essere seduta a questo tavolo, e che queste parole non suonino vuote, perché non lo sono. In realtà in Spagna ben raramente mi succede di avere un'accoglienza e una situazione simili. Y ya comienzo con las reflexiones que quería trasladarles hoy aquí. Voy a hablarles mis reflexiones. Lo que van a intentar es visibilizar algunas estrategias mediante las cuales en el País Vasco se ha normalizado un discurso cuya calidez es una falsificación. Voy a tratar de mostrarles, podría hacerlo desde otras perspectivas, como puede ser desde el ámbito municipal o desde otros ambientes, pero voy a mostrarles desde una institución universitaria cómo vivimos las personas constitucionalistas, los amenazados por ETA attualmente nel País Vasco. E adesso inizio la mia trattazione presentandovi alcune riflessioni per cercare di dare visibilità, proprio dimostrare alcune strategie che vengono attuate nel Paese Basco per la normalizzazione di un discorso che invero è una falsificazione. Ovviamente io potrei portare avanti questo tipo di approccio partendo da molti livelli, anche dall'ambito comunale ad esempio, ma preferisco farlo partendo proprio dalla vita dell'Ateneo, dalla vita dell'università, e indicarvi, spiegarvi come noi viviamo in questo ambito, come noi costituzionalisti, persone minacciate dall'ETA, viviamo questa situazione e viviamo in questo ambiente. Desde que comenzó su andadura la Universidad Pública Vasca ha pasado por distintas etapas en lo que respecta a su relación con el nacionalismo en general y más concretamente con la banda terrorista ETA. Durante más de dos décadas, aproximadamente hasta finales de los 90, nuestra institución universitaria y sus integrantes sufrimos en silencio la presión del entramado etarra, mientras el nacionalismo gobernante miraba para otro lado. Beh, vediamo innanzitutto l'evoluzione appunto dell'Università Pubblica Basca. Da quando appunto l'UPV ha
mosso i suoi primi passi, abbiamo avuto diverse tappe per quanto riguarda anche le relazioni con il nazionalismo e con la banda terroristica dell'ETA. Per 20 anni, in realtà possiamo indicare fin verso la fine degli anni 90, l'università e i suoi componenti hanno sofferto in silenzio praticamente tutto quanto proveniva dalla rete etarra, e il nazionalismo basco ha guardato da un'altra parte. A partir del año 2000, momento en el que determinados miembros de la comunidad universitaria comenzamos a discrepar públicamente con las tesis del nacionalismo e hicimos frente a la banda asesina, la universidad pasó a constituirse en el epicentro de un torbellino político que sacude al País Vasco y es también el centro neurálgico de la vorágine terrorista de ETA, también animada por ese entorno de la calle borroca, del entorno Abertzale radical. A partire dall'anno 2000 invece le cose cambiano, le cose si cominciano a scuotere e c'è un movimento composto da determinate persone all'interno dell'università che cominciano a divergere profondamente con il nazionalismo e a far fronte, a cominciare a reagire, a rispondere alla banda terroristica nell'ETA. Quindi l'università diventa un epicentro fondamentale di questo movimento proprio per scuotere il Paese Basco, senza dimenticare che al contempo però è anche un centro nevralgico di tutta la componente abertzale e nazionalistica del paese. Entonces, desde ese año 2000 comienzan a producirse actos terroristas en los campus y más concretamente en el campus donde está mi facultad, la de Ciencias Sociales y de la Comunicación, en Lejona. En primer lugar, aquel atentado frustrado que los españoles recordarán, perpetrado en el ascensor de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación. En diciembre del 2000 fue esto. A este le sigue una bomba Lapa adosada a los bajos de un vehículo que se encontraba en el aparcamiento de nuestra facultad el 24 de mayo del 2001. A estas dos bombas le siguen después tres amenazas de bombas en distintos momentos en lugares del campus, que nos obligan a evacuar completamente la universidad durante toda la jornada el día que se producen. La Ertzaintza, en estos días de amenazas de bomba, que la banda terrorista nos suele acostumbrar, tiene que sacar a todos los niños que están en la guardería del campus. Alrededor de 50, 30 de ellos son bebés. Con esto les quiero decir que la mano de ETA y su entorno ha seguido todavía visualizándose en nuestro medio a través de una serie de actos vandálicos que les voy a mostrar enseguida. Y en este último año ha habido también otro intento de acto terrorista dirigido hacia un grupo de personas, que se pueden imaginar ustedes quién es el grupo, considerados como un objetivo de la banda, y que gracias a la acción policial pudo ser abortato dentro también de la universidad. Nell'anno 2000 cominciano a verificarsi, cominciamo ad avere degli atti veramente veri e propri terroristici all'interno del campus, ed esattamente nella facoltà dove io insegno, la facoltà di Scienze Sociali e della Comunicazione a Lejona. Abbiamo avuto, gli spagnoli sicuramente ricorderanno questo avvenimento, un primo attentato fallito nell'ascensore della facoltà. Questo attentato si è verificato nel mese di dicembre del 2000. Poi abbiamo avuto un altro atto, si trattava di una bomba artigianale messa sotto un veicolo che era parcheggiato nell'area appunto di parcheggio della facoltà. Questo è avvenuto il 24 maggio del 2001. Abbiamo poi avuto altre tre minacce di bomba all'interno del campus, e ovviamente quando c'è una minaccia della presenza di un ordigno di una bomba immediatamente si deve evacuare l'intera facoltà, l'intero campus, ed è ovvio che nel giorno in cui questo avviene l'intera zona rimane vuota per l'intera giornata. La Ertzaintza, la polizia basca, ha dovuto far evacuare anche tutti i bambini dall'asilo che è presente nel campus, 50 bambini di cui 30 in tenera età.
attività. E quindi vedete come progressivamente la banda terroristica ETA entra progressivamente in questa realtà, non solo la banda, ma anche ovviamente tutti gli elementi collaterali e correlati alla banda. E poi vedrete nella presentazione delle diapositive gli atti vandalici che sono stati perpetrati da determinate persone. Ma non è finita, nel 2006 vi è stato un ulteriore tentativo che poi è stato sventato, ma un tentativo di attentato contro un gruppo di persone, inutile che dica di chi si tratta, lo potete immaginare perfettamente, un obiettivo della banda terroristica ETA. Fortunatamente questo ultimo tentativo di attentato nel 2006 non è andato a buon fine. Además de las bombas y de los actos vandálicos, el entorno terrorista también utiliza mecanismos de violencia psicológica contra quienes son molestos para sus intereses. Este acoso se materializa en comportamientos de tipo mafioso, como dejarnos un gato muerto en la puerta de nuestro despacho, como colocar una pintada donde se puede leer nuestro nombre. En la última que he tenido hace poco decía Gochone Mora Pim Pam Pum. Curiosamente, figúrense, yo denuncié en el juzgado de Guecho, que pertenece Lejona al juzgado de Guecho, esa pintada, y el otro día me comunicaron que el juez le había llamado al rector y a la gente de seguridad, y curiosamente el papel de ese día había desaparecido del diario donde se recogen las incidencias en la universidad. También hay pintadas en mi facultad, en los baños, en las paredes, etcétera, donde los alumnos, gente, pide a la banda terrorista que me mate. Dice, Gochone Mora, ETA, matala. También nos destrozan nuestros coches, el coche de cualquiera de nosotros y de nuestras familias, como aviso de lo que puede ocurrir si continúa nuestra actitud. Una síntesis. Sí, sí. Ma non si tratta unicamente di ordigni, non si tratta solo di bombe, si tratta anche di atti vandalici che sono portati avanti dal gruppo, ma da tutto l'ambiente che circonda e che è colluso con questo gruppo. Si tratta di atti di violenza psicologica che viene portata avanti nei confronti di tutte le persone che la banda o i collusi considerano come persone che disturbano, che non consentono di portare avanti i piani. Si tratta poi di comportamenti mafiosi come quello di lasciare per esempio un gatto morto vicino alla porta dell'ufficio di una persona, oppure di fare delle scritte sui muri con i nomi delle persone che si vogliono eliminare. Una delle ultime scritte che mi riguarda direttamente diceva appunto, aveva il mio nome e cognome e vicino Pim Pum Pam, e quindi si capisce bene che cosa questo significasse. Quando ho fatto denuncia, ho inoltrato denuncia al tribunale spiegando appunto questa scritta, presentata, dopo alcuni giorni il giudice ha chiamato il rettore, ha chiamato il personale di sicurezza per rendersi conto esattamente dell'accaduto, ebbene non vi era più traccia, tutto questo avvenimento era sparito dai documenti del giornale relativo a quella giornata. Ma d'altronde non solo scritte sui muri, scritte nei bagni, scritte sulle porte, dove gli studenti, cioè gli stessi studenti, gli stessi allievi, le persone chiedono all'ETA di uccidermi. Dicendo appunto nome e cognome e dicendo matala, cioè chiedendo appunto uccidete Gozzone Mora. E poi le macchine, le nostre autovetture che vengono distrutte, non solo le nostre direttamente ma quelle anche dei nostri familiari, tutto questo come avvisi, come minacce di quello che ci potrebbe accadere. Y esas dos estrategias hay otra que es mucho más sutil y probablemente extremadamente peligrosa para la propia universidad. ¿En qué consiste? Pues en el acoso, fundamentalmente a quienes llevamos escoltas, por parte de la kale borroka, del entorno radical. Nos siguen continuamente cuando nos trasladamos por el campus. Nos señalan, nos empujan, nos agreden, nos abuchean. Lo mismo al entrar en clase que cuando permanecemos dentro. Nos increpan, insultan a nuestros escoltas. Es provocarles continuamente a ver si son capaces de sacar el arma. Y les cuento un detalle que nos ha pasado hace poco.
Nos vino un grupo de alumnos a increparme a mí. Empezó uno de ellos a chillar para que se le fueran acercando otra mayoría de chicos jóvenes. Mis escoltas tuvieron en un momento determinado que sacarme de allí porque las cosas se pusieron muy fuertes. Los alumnos querían agredirme, me agarraron, iba con 6 escoltas porque suelo ir hasta con 8 policías nacionales a dar clase, me sacaron en volandas de allí y los alumnos seguían gritando. Al día siguiente nos llamó el jefe superior de la policía de Vizcaya para preguntarnos qué es lo que nos había pasado. Los alumnos, aquellos del entorno radical, cuando terminó la reyerta, bajaron a la comisaría del pueblo a decir que mis escoltas les habían agredido a ellos. Ma vi è un'altra strategia al fianco, al lato di quella che ho appena spiegato. Forse più utile, sicuramente più pericolosa per l'ambiente dell'Ateneo, ed è l'assillo, l'attacco che viene continuamente perpetrato nei confronti delle persone di scorta da parte di Cade Barroco, cioè da questo ambiente appunto radicale. Ci seguono dovunque nel campus, ci additano, ci spingono, ci insultano, ci fischiano, ci offendono, addirittura quando siamo in aula facendo lezione o quando siamo fuori dall'aula, addirittura tirano fuori le armi. Ma vi voglio raccontare una situazione che è successa pochi giorni fa. Ebbene, io stavo appunto accingendomi a svolgere il mio lavoro e uno studente ha cominciato ad offendermi, anche strepitando ad alta voce affinché altri lo potessero raggiungere e quindi dargli manforte in questa cosa. E quindi le persone della mia scorta hanno dovuto proprio portarmi via da quel luogo, da quel punto del campus, perché gli studenti erano sul punto di aggredirmi. Considerate che io quel momento avevo 6 persone di scorta, ma arrivo fino ad averne 8 agenti che mi proteggono quando sono appunto nel campus. Ebbene, il giorno dopo siamo stati chiamati dal responsabile della polizia della Vizcaya perché voleva sapere quello che era appunto successo. Bene, dovete pensare che una volta finita questa sommossa, gli studenti che appunto mi avevano insultato e che avevano cercato di aggredirmi si sono recati al commissariato dicendo che il tutto non era colpa loro, ma che la scintilla era scattata dal fatto che le persone di scorta erano state loro che li avevano aggrediti. A me mi hanno arrancato la placa con mi nome della pared del pasillo dove sta mi despacho. Han desaparecido 6 veces las llaves de la puerta de mi despacho. Tanto es así que el gobierno vasco me ha colocado una puerta blindada que probablemente no habrán visto en ningún otro lugar. Tengo una llave como las de los castillos antiguos, grandísima para entrar. En el buzón donde recibo la correspondencia me apareció una carta con mis datos bancarios, incluido el saldo que tenía a esa mañana. En el buzón de voz de mi teléfono y en el de mi marido, que también es catedrático en la universidad, nos dejaron un mensaje con una serie de tiros de pistola que se habían efectuado en una gran sala, porque vino a recogerlos la policía para analizar el mensaje en una sala vacía. Tengo problemas con la administrativa de mi departamento, porque como dice que soy una indeseable, que hablo lo que no tengo que contar del País Vasco, ella se niega a atenderme en mis demandas en la universidad. Tengo problemas con la directora actual de mi departamento, que ante el mínimo cambio de una clase pidiéndolo de antemano, me crea problemas en serio. Tengo problemas con mis proyectos de investigación, que en estos momentos me están negando las posibilidades de llevarlos a cabo y que nadie quiere investigar conmigo porque me consideran una indeseable. Tengo problemas con el ordenador, que me lo llenan de virus y que no me llega los mensajes de nadie y que tampoco me lo cambian. Han intentado que los bedeles de la facultad recojan entre ellos firmas, los profesores no, porque así no se manchan. Lo hacen con la gente de los estratos más bajos a nivel del trabajo, ¿no?
para que me consideren persona non grata. Les contaría 2000 cosas. En el cada día, ¿qué han hecho? Que de 50 profesores constitucionalistas que estábamos en el País Vasco dando las clases con normalidad, quedemos en estos momentos entre los campus de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya dos personas, dos profesores. El resto se ha marchado. È scomparsa dal corridoio dove io ho l'ufficio la placca proprio col mio nome, la targa con il mio nome. Per 6 volte sono sparite le chiavi del mio ufficio, al punto tale che il governo appunto preposto, l'autorità preposta, ha fatto costruire una porta blindata. Ditemi voi in quale ateneo, in quale università avete visto l'ufficio di un docente che ha una porta blindata. Ho una chiave per entrare nel mio ufficio che sembra una di quelle grandissime chiavi che abbiamo visto in certe immagini dei castelli dell'antichità. Quindi quando entro nel mio ufficio uso questa grandissima chiave. Nella mia casella di posta ho trovato una lettera in cui c'erano tutti i miei dati bancari, addirittura il saldo di quella stessa mattina. Nella casella vocale del mio telefono, mio e di mio marito è anch'egli ordinario dell'università, abbiamo ricevuto un messaggio che era composto da una serie di spari, e secondo quanto poi ci ha detto la polizia che aveva analizzato quel messaggio, erano spari che erano stati realizzati in una sala completamente vuota, ovviamente per aumentare l'impatto. Ho dei problemi con la responsabile amministrativa del mio dipartimento perché mi considera una persona indesiderabile e dice che dico del Paese Basco cose che non dovrei dire e quindi ovviamente non fa quello che dovrebbe fare. Ho problemi con la direttrice del mio dipartimento in quanto quando le chiedo di cambiare anche solo una lezione, ma le chiedo di cambiare una lezione con netto anticipo, mi causa dei problemi. Ho notevoli ostacoli nei miei progetti di ricerca che non riesco a portare avanti. Non da trascurare il fatto che nessuno vuole fare ricerca assieme a me, proprio perché mi considero una persona non grata, una persona indesiderabile. Ho problemi col mio computer che sempre trovo praticamente ricolmo di virus, ma manco mi cambiano il computer. Praticamente questo, una persona indesiderabile, una persona non grata, potrei farvi altri 2000 esempi, ma voglio concludere questa piccola parte dicendovi solo questo. Il quotidiano è molto difficile, veramente il lavoro quotidiano, la vita quotidiana è estremamente difficile, ma dei 50 docenti costituzionalisti che c'erano un po' di tempo fa e che svolgevano normalmente il loro operato, il loro lavoro all'interno dell'università, non solo nel campus dove sono io, ma nei campus di Álava, di Guipúzcoa e Vizcaya, ebbene di quei 50 docenti costituzionalisti ne sono rimasti solo 2, gli altri se ne sono andati. Como se pueden imaginar, esta situación lo que hace es incrementar el miedo. ¿A qué tenemos miedo? Tenemos miedo a perder la vida. Tenemos miedo también a perder la dignidad. Tenemos miedo a la corrupción moral. Miedo a los riesgos que no podemos controlar. Miedo a tratar de argumentar con ideas contrarias a lo políticamente correcto. Miedo a ser considerados de los otros, de los extraños. Tenemos miedo, y la gente tiene miedo, incluso a lo más básico, a manifestar adhesiones, opiniones y afectos. Tenemos miedo a llegar a no pensar lo que no podemos nombrar. A eso tenemos miedo en el País Vasco. Y desde esta situación les puedo decir que la gente, a mí en la universidad, nadie me dice ni buenos días. Unos porque me odian y otros porque tienen miedo a que quien me odia les vean que hablan conmigo y puedan pensar que son de los míos. Se pueden imaginar que ante esto me tuve que vacunar, porque yo sabía que esto iba a llegar cuando di el paso hacia adelante de salir en público a denunciar lo que los presos de ETA estaban haciendo y la banda terrorista estaba haciendo en la universidad. Vacuna que cuando me ha llegado el momento y se me ha aplicado no me ha servido solamente con la vacuna, he tenido décimas de fiebre y por eso también agradezco mucho a personas sensibles de los medios de comunicación como puede ser la COPE, que un día a la semana
me permite tomar oxígeno en Madrid para volver el viernes a la mañana al País Vasco y seguir con esta lucha, que yo les quiero contar cuál es la razón, porque la razón de permanecer allí está en pertenecer a la misma fe que creo que tendrán ustedes, que es la católica, y a la religión cristiana. Vamos a comentar un poco algunas, para que vean algunas cosas, unas cuantas fotografías del cada día en la universidad. Por si alguien no me cree, para que lo vea in situ. Esta es la facultad mía, la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación. Esto ocurre en otras facultades, sobre todo en las de Filología, en las de Filosofía, etcétera, etcétera. Ocurre en muchas facultades. Esta es la pancarta... Esta es la pancarta número uno y generalizada en todos los pueblos, calles, en todos los lugares del País Vasco. Los presos al País Vasco. Un momentito, ¿eh? ¿Quieres algo también el otro? ¿No? Sí, todo ya. Todo. Facciamo tutto. Que se me echa el tiempo encima. Facciamo tutto, sì. Allora. Beh, riprendo un po', avrete già capito, ma tanto vale, ripetita iuvant. Questa situazione non fa altro che aumentare la paura, ma paura di che cosa? Paura di perdere la vita sicuramente, paura di perdere la dignità, paura della corruzione morale, paura di avere dei rischi che non sono controllabili, paura di cercare di argomentare con delle idee che sono contrarie al politicamente corretto, paura di essere considerati come delle persone strane, come delle persone a parte. Tutto questo ovviamente comporta delle conseguenze, dei rischi enormi, la paura di manifestare un'adesione, un affetto, un legame, paura di non poter pensare quello che poi nessuno vuole dire. Pensate che all'università addirittura ci sono persone che non mi dicono neanche buongiorno quando arrivo. Alcuni non me lo dicono perché mi odiano, altri non me lo dicono perché temono che quelli che li odiano poi possano fare delle rappresaglie nei loro confronti. Ho dovuto veramente vaccinarmi contro tutto questo, proprio anche per lottare contro tutto quello che portavano avanti i detenuti dell'ETA nei confronti dell'università. Ho veramente sofferto direttamente, e devo ringraziare alcune persone che mi sono state molto vicine e che mi hanno mostrato grande sensibilità. Ringrazio per esempio la COPE, che mi ha permesso di prendere proprio letteralmente un po' di ossigeno, potendo andare una volta alla settimana a Madrid e poi di poter ritornare poi il venerdì nel Paese Basco. Vi chiederete qual è la ragione di continuare a stare lì. Beh, è una ragione che credo che unisce voi e unisce me a tutti voi, ed è proprio la questione della fede, la fede appunto cattolica, la religione cristiana, questo voler continuare a rimanere nel Paese Basco. E adesso vediamo alcune di queste immagini perché possiate capire meglio proprio come si snoda, come si articola la vita quotidiana all'interno dell'Ateneo. La situazione che vedete qui riguarda la Facoltà di Scienze Sociali e della Comunicazione, ma questo vale anche per altre facoltà, tipo quella di Filologia e di Filosofia, e il cartellone che abbiamo visto prima, cioè i detenuti nel Paese Basco, è un cartellone praticamente, una scritta che campeggia dovunque in tutta la nostra realtà. Aquí ven, en la parte de arriba aparece las siglas SEGI, que son las juventudes de ETA Batasuna. E vedete sopra appunto le SERI, che è la gioventù di HB, cioè di Harry Batasuna. Y las pancartas dicen las actividades que se van a hacer a lo largo del día, concentraciones, manifestaciones, etcétera, en favor de la banda terrorista y de Batasuna. E vedete che poi vengono indicate tutte le attività che avranno svolgimento in quella giornata, quindi i punti di concentrazione, le manifestazioni, le riunioni che avverranno quel giorno a favore del gruppo appunto di Batasuna. En la pancarta che ustedes ven colgar desde el tercer piso hasta abajo a su izquierda, a su derecha. Dice un día de huelga, el 20, y bajo eso pone vosotros, por nosotros, somos los terroristas y los fascistas, así nos llaman.
E dite, vedete questo cartello dal terzo piano, questo che indica un giorno di sciopero il 20, dice: voi, ovviamente indicando noi, siete i fascisti. Vamos a ver. Estos son cuatro de seis señores que llevan 14 años en la puerta de nuestra facultad. Estos son ex profesores que un día, teniendo que presentarse a la oposición, no querían ser funcionarios de un gobierno opresor como es el español y decidieron dejar la docencia. Sin embargo, a partir de ese día siguen 14 años, desde las 7:30 de la mañana hasta las 7 de la tarde, en la puerta de la facultad, como ven, de ciencias sociales. Y queste sono quattro persone di un gruppo, in realtà di sei, che da 14 anni, dalle 7:30 di mattina alle 19 di sera, ci ritroviamo alla porta della nostra università. Sono ex docenti che in realtà, quando si sono presentati al concorso e che sono quindi hanno superato il concorso, non hanno voluto diventare dipendenti o funzionari del governo spagnolo, e da quel momento comunque sono ben 14 anni che ce li ritroviamo costantemente lì sul ciglio della porta. Bueno, estas personas han pertenecido, algunas de ellas, a la Mesa Nacional de Herri Batasuna. Es más, en los papeles que se han incautado a la banda terrorista ETA aparecen datos de los objetivos de ETA en nuestra facultad, que ellos, la ETA considera que son los ojos, que se los tiene que ir trasladando. Estas personas cobran el mismo sueldo que un profesor de universidad durante todos estos 14 años. Y no hemos logrado, yendo ni al defensor del pueblo, ni al gobierno vasco, yo he ido incluso al Parlamento vasco, no hemos logrado que se les quite, cuando hay pruebas evidentes de ser los ojos de ETA en la universidad. E alcune di queste persone hanno fatto parte della Mesa Nazionale, della Direzione Nazionale di Herri Batasuna, e in base a dei documenti che sono stati sequestrati al gruppo terroristico ETA sono emersi dati molto evidenti sugli obiettivi che l'ETA persegue nella nostra facoltà, e queste persone proprio sono gli occhi vigili, gli occhi che si spostano del gruppo terroristico all'interno della nostra università. Pensate che queste persone percepiscono uno stipendio come un professore di università, ed è da 14 anni che questa storia va avanti. Ci sono stati innumerevoli denunce, ci siamo rivolti all'Ombudsman, al difensore del popolo, al governo basco, io stessa sono andata al Parlamento basco, ci sono prove chiarissime che queste persone sono gli occhi del gruppo terroristico, ma ancora sono lì. La seguente diapositiva. Aquí tienen que vuelvan los detenidos y que Garzón es un fascista. Dicen que hay incomunicaciones y que hay torturas por parte de la justicia española para los vascos. Vedete che dice che ritornino i detenuti a Pub Vasco, che vengono torturati, e dice poi Garzón, che il giudice Garzón, fascista. Seguimos. Estado español, Estado terrorista. Batasuna, aurrera. Arriba. Batasuna, adelante. Sì, sì. Stato spagnolo, Stato terrorista, viva Batasuna. Batasuna, avanti, forza. Okay. Aquí ven contra la violencia estatal, resistencia. Vedete, contro la violenza di Stato, resistere. Esto es un día de cale borroca. Nos destrozan toda la universidad. Como ven, desde las aulas tiran a la calle las sillas y los pupitres. El último día de cale borroca hemos tenido 9 heridos, algunos de consideración, y 8 detenidos. E questo è un esempio appunto dell'intervento di Cade Borroca, vedete gli atti vandalici che vengono fatti, cioè tirano praticamente, buttano dalle finestre scrivanie, tavoli e sedie, e l'ultimo evento di questo tipo ha avuto un saldo di 9 feriti ed 8 persone arrestate. Más veces, seguimos. Andiamo avanti. Españoles, no guardéis ninguna esperanza. Ahora Batasuna, seguimos en la misma red. Vedete, spagnoli, non sviluppate nessuna speranza, non avete nessuna speranza. ¿Qué os habéis creído? ¿Qué cosa avevate creduto? La siguiente. Esto es como a los presos se les dejó que estudiaran en la UNED y no en la Universidad del País Vasco, concentraciones, ruedas de prensa, etcétera.
La seguente. E vedete, siccome i detenuti dell'ETA gli era consentito di studiare all'UNEP, non all'Università del Paese Basco, riunioni, meeting, manifestazioni contro questo. Seguimos. Miren, este es el expediente de Belén González Peñalba. En estos momentos ya está en España. Ha venido hace poco tiempo para España extraditada. Miren qué expediente, con qué notas tiene. Guardate i voti di questa che è stata estradata in Spagna recentemente, adesso in Spagna, guardate i voti. Parte de este expediente, que lo único que tiene es un 5 en historia de España contemporánea. L'unica nota negativa, vedete, un 5 in storia della Spagna contemporanea. Bueno, lo más grave de esto no es el 5, que probablemente alguien haya mirado para otra parte para poner ese 5, sino que saca este expediente estando en una situación de busca y captura. Praticamente con in una situazione di mandato d'arresto praticamente riesce ad ottenere questo. Como esto hay más de 100 expedientes que nosotros hemos entregado a los dos grandes partidos para demostrarles, de gente en las mismas condiciones que Belén, para demostrarles cómo ETA ha chupado hasta la última gota de su sangre a la universidad y quiere seguir chupándola. De hecho, a día de hoy, los presos de las cárceles francesas vuelven a estar estudiando, no sabemos con qué convenio, en la Universidad del País Vasco. No sabemos con qué convenio, porque no lo hemos podido encontrar. Praticamente questo è solo un esempio, ci sono un centinaio di situazioni di questo tipo e noi abbiamo consegnato questa documentazione ai due grandi partiti proprio per spiegare come appunto l'organizzazione sta succhiando veramente fino all'ultima goccia di sangue all'università, senza poi parlare dei detenuti nelle carceri francesi che non sappiamo in base a quale accordo riescono a portare avanti tutto questo. Prossima diapositiva. El PP, PSOE y el PP y el PSOE somos unos asesinos. Vedete, Partito Popolare, Partito Socialista Operaio Spagnolo, siete degli assassini. Seguimos, porque la dispersión asesina. La dispersión asesina. Ahí tienen ustedes. Esta es una carta de un preso de ETA, donde si se lee su contenido demuestra que no hay exámenes, que a los presos de ETA que se matriculan en la Universidad del País Vasco se les da la licenciatura sin que efectúen ni el mínimo examen. E questa è una lettera scritta da un detenuto dell'ETA e se leggiamo questa lettera ci rendiamo conto che i detenuti dell'ETA praticamente arrivano ad ottenere la laurea senza aver sostenuto alcun esame. Fíjense cómo empieza la carta. Aupa César. El César es, bueno, por cierto, el César tiene todos los apellidos más castellanos que nadie, pero es igual. Es más consensuador con este tema, pero el César es el profesor. El preso le trata como si fuera su hermano o el amigo del alma. Guardate praticamente la prima parola. Aupa César. César è il docente. Ser modus quiere decir ¿qué tal estás? Sí. Guardate, Aupa César, quindi César è il nome del docente. Guardate quindi il tipo di dialogo, di rapporto che esiste fra il detenuto e questo docente. E ser modus, e dopo, quello che viene dopo, significa come stai? È proprio il modo più colloquiale possibile di rivolgersi e si sta rivolgendo a un docente dell'università. La siguiente, por favor. Prossima. La prossima, questa è la seconda parte donde prossima. Se ve. Aquí tienen stop, estas son de hace pocos, del final del curso. Stop a las torturas, dice, ha sido un infierno, lo único que pensaba era en que acabaría todo, una pregunta era un golpe y así hasta 30 veces seguidas, flexiones hasta la extenuación, la bolsa, la bañera, palizas, electrodos, el talante de la democracia española. Gobernar aterrorizando legalmente, pero figúrense que esto en el proceso de paz. O sea, que es que el señor Zapatero, que yo le mando estas cosas, no sé para qué le sirve. Porque bueno, esto es reírse a la cara del gobierno español, porque esto está en todos los sitios de la universidad. Guardate queste cose, c'è sentito, è stato un inferno, l'unico che pensava era che sarebbe finito tutto, una domanda era un colpo e così 30 volte, flessioni fino a non poterne più, vasca da bagno, colpi, elettrodi, questo dice la democrazia spagnola, il governo che terrorizza legalmente. E pensate che tutto questo avviene in un processo all'interno, nel quadro di un processo di pace. Dice, io dico tutto questo, mando tutto questo a Zapatero. Ma che cosa serve? E dice, questo, fin dei conti, è assolutamente incredibile. Estos son
tenemos todos los presos de ETA, sus fotografías con nombre y apellido y la cárcel en la que están expuestas por nuestras facultades, para que no les olviden quiénes han sido y son los mártires que luchan por Euskal Herria, por la causa vasca. Guardate, queste sono tutte le fotografie dei detenuti dell'ETA, nome, cognomi, carcere dove si trovano, e tutte queste fotografie, tutti questi dati sono esposti nelle nostre facoltà, dovunque, affinché non ci si dimentichi quali sono stati e quali continuano ad essere i martiri di Euskal Herria. Piden el status político, perché non quieren ser come los presos comunes, para los presos de ETA. Ahí está. Preso en status politico. Vedete che richiedono lo status politico perché non vogliono essere trattati come detenuti normali, ma vogliono essere trattati come detenuti politici. Y ahí viene ya, creo que es la última, donde dice que estamos en un momento de alarma roja, que hay que involucrarse y que hace falta la amnistía para los presos. E vedete, la situazione dice, siamo in una situazione di allarme rosso, dobbiamo coinvolgerci di più e soprattutto viene chiesta l'amnistia per i detenuti. Bueno, después de esto, yo como les decía antes, les voy a contar a ese grupo de resistentes que seguimos en el País Vasco, de dónde nos vienen las fuerzas. Lo voy a hacer muy sintéticamente porque no tenemos tiempo y porque me parece una falta de respeto para quien me ha querido acompañar si me alargo más, ¿no? Tendría muchas cosas para contarles. Bueno, nosotros lo que nos nutrimos es de los evangelios. Los evangelios nos proporcionan esperanza, nos proporcionan fortaleza y nos ayudan a resistir en el cada día. Nos juntamos grupos de personas que entre nosotros intentamos, a la luz de los evangelios, ver cómo tenemos que asumir el compromiso, cómo tenemos que dar un paso hacia adelante y cómo tenemos que mostrar al resto de la ciudadanía que no vale cualquier tipo de comportamiento, que hay que comprometerse frente a la barbarie. Nosotros trabajamos mucho las bienaventuranzas, porque además yo creo que es el primero de los sermones de nuestro Señor en el Evangelio que nos muestra claramente el camino y cómo debemos mantener nuestro compromiso, ¿no? Las bienaventuranzas empiezan a decirnos, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos, para nosotros, entre otros, son las víctimas del terrorismo. Son esas personas que están demostrando tener una gran paciencia y esperan siempre en el Señor a pesar de su dolor. Nosotros hemos decidido que no vamos a dejarles solas y que debemos prestarles ayuda. ¿Y saben qué hemos decidido? Que vamos a la Audiencia Nacional con ellos cada vez que haya un juicio, porque van solas. Y cuando digo solas, es literalmente solas. Mientras Batasuna y ETA organiza autobuses a Madrid, te puedes encontrar a una viuda, a una madre, a un padre, a un hijo, solo en medio de aquella barbarie. Desde hace 3 años aproximadamente, nosotros con la Asociación de Víctimas del Terrorismo nos organizamos y procuramos estar, sobre todo no en los juicios de los grandes políticos, porque esos tienen compañía, en el juicio de los mansos del Evangelio, de las personas más débiles entre las víctimas. Y les cuento, miren, yo estoy sufriendo mucho esta temporada. Hace semana y pico me llamó la madre de la niña que ETA mató en Santa Pola, Toni. Y me decía, Gochone, he vuelto al tratamiento psiquiátrico. Y he vuelto porque mi hija no fue a la guerra. A mi hija la mató la banda terrorista cuando estaba jugando en el balcón de su casa. En aquel momento, me decía ella, yo estaba cosiendo una ropa en el saloncito que tenemos en casa y los trozos de mi hija entraron en aquel salón, que los tuve que recoger porque estaba sola en casa. Y me decía, ¿cómo entiendo yo ahora al señor Zapatero que me pide que por este proceso de paz tengo que hacer borrón y cuenta nueva, que tengo que olvidar que he tenido esa hija y que a esa hija me la han robado?
vorrei adesso parlarvi di questi gruppi di persone che resistono e spiegarvi da dove ci vengono le forze per continuare a resistere, e ovviamente questo per arrivare alle conclusioni, anche per rispettare coloro che mi hanno accompagnato durante questa visita. Ebbene, le forze ci vengono proprio dal Vangelo. Ci viene dal Vangelo la speranza, la forza di resistere, e quindi abbiamo costituito questi gruppi di persone e cerchiamo proprio di trarre quanta più luce possibile dal Vangelo, seguendo la strada che ci ha indicato il nostro Signore e soprattutto quanto ci ha detto e quanto ci ha insegnato il nostro Signore per i più deboli, proprio per che noi indichiamo, che noi vediamo nelle vittime del terrorismo. E abbiamo proprio fatto questo, abbiamo cercato di seguire queste persone più deboli, più vulnerabili, prestando loro aiuto, applicando l'insegnamento che ci viene dal Vangelo. E vi faccio un insegnamento molto concreto: andiamo con queste persone, le accompagniamo al Tribunale Nazionale ogni volta che c'è un processo, perché queste persone ci vanno da sole, e quando dico sole intendo sole. Pensate ad esempio ad una vedova, ad una madre, ad un padre, ad un figlio che si recano in questo processo da soli, completamente abbandonati da tutti. Pensate che invece Henry Batasuna o ETA riescono ad organizzare autobus di persone quando vanno a Madrid. Ebbene, noi abbiamo costruito delle associazioni proprio di aiuto alle vittime del terrorismo. Certo, non siamo presenti nel quadro dei grandi processi politici, perché lì c'è già sufficiente compagnia, ma cerchiamo di aiutare proprio i più deboli, così come ci ha insegnato nostro Signore. E per concludere vorrei fare un esempio concreto proprio di una bambina uccisa a Santa Poli, e la madre mi ha proprio chiamato una settimana e mezzo fa e mi ha detto: io sto per rientrare nel quadro del trattamento psichiatrico che avevo, dice, perché non riesco a capire bene. La bambina, mia figlia, è stata uccisa mentre stava giocando in balcone, sulla terrazza, dice, e io ero nella sala che stavo cucendo un vestito, e quando l'hanno uccisa i pezzi del suo corpo mi sono piovuti addosso, mi sono entrati in sala. Come posso capire Zapatero? Come posso seguire quello che dice Zapatero, cioè di azzerare tutto quello che è successo, di non considerare più, di ritornare a zero? Dice, questa figlia non mi verrà mai più data, io proprio per questa figlia questo non lo posso fare. Sigo con las bienaventuranzas y digo, dicen las bienaventuranzas, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Jamás, nadie de nosotros, jamás nos hemos tomado la justicia terrenal por nuestra mano, jamás, ni un gesto. Sabemos y tenemos confianza porque Dios es justo, y como cristianos esperamos y creemos en el Padre. Por eso lo estamos haciendo, pero es más, las bienaventuranzas dicen, bienaventurados los que padecen persecución por ser justos, porque de ellos es el reino de Dios. De esta bienaventuranza surge nuestra resistencia y nuestro compromiso. Como en otras épocas de la historia, el sufrimiento, nosotros pensamos, tendrá su recompensa, no solamente en el otro mundo, sino en este. Esperamos en esa justicia, como les decía, del Padre, y por ello estamos seguros que se impondrá otras nuevas formas de convivencia más humanas y más libres. Yo muchas veces digo que igual no la veo, pero he participado en esas nuevas formas de convivencia que acabarán imponiéndose. De momento seguimos manteniendo la paz interior, porque nosotros pensamos que de nosotros es el reino de Dios, ¿no? Y continúa la bienaventuranza diciendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así perseguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Para nosotros la figura del profeta es un referente esencial, como para cualquier cristiano, y por lo tanto, para nosotros que vivimos momentos difíciles en los que la barbarie terrorista ha utilizado todas las formas posibles de exterminio, pensamos que el profeta establece el camino, que el profeta llama la atención a los poderosos, aunque ello les oponga el riesgo de vida. El profeta simboliza el compromiso, el profeta es palabra de renovación y palabra de verdad. Pero además de las bienaventuranzas, utilizamos el Evangelio, sobre todo en todo lo que es el tránsito de Cristo hacia la cruz como preámbulo de la resurrección.
y vemos que a veces nos ocurre lo mismo que le ocurría a Cristo, ¿no? Y a veces también nos quejamos como se quejaba Cristo cuando le decía a su padre: Señor, aparta de mí este cáliz. Intuimos la dureza de ese momento porque la vivimos nosotros también, aunque Jesús continúa diciendo: pero hágase tu voluntad y no la mía. Y nosotros también nos aplicamos esta máxima. Por eso, quienes resistimos en el País Vasco y somos cristianos, hemos reflexionado sobre esto y sobre muchas cosas que yo no tengo tiempo para decir, y que a veces en estas reflexiones nos acompaña un dolor, que hoy lo quiero decir aquí, nos acompaña el dolor de no vernos acompañados en ocasiones por la jerarquía o por nuestros pastores de nuestra iglesia. No entendemos determinados silencios, no entendemos miradas para otro lado, no entendemos falsas neutralidades ni equidistancia, no entendemos muchas cosas. No entendemos esa orientación que mantiene una buena parte del clero vasco y de seglares de la Iglesia Católica, y no podemos asumir lo que está ocurriendo, y lo expreso hoy aquí con mucho dolor. Voy a terminar con una cosa. Yo quiero terminar ya con una frase. Miren, Juan Pablo II, cuando se encontraba en aquel periodo final tan mal, él dijo unas palabras que nos sirven mucho. Él dijo: si Jesús no se bajó de la cruz, yo tampoco del papado. Nosotros en el País Vasco, el grupo de católicos, de cristianos, decimos: si Cristo no se bajó de la cruz, y Juan Pablo II siguió hasta el último momento siendo el papa de todos los cristianos, nosotros resistiremos en el País Vasco. La parola al vicepresidente Mario Mauro. Traduzione, allora, sintesi, per favore. Ok, mi ero già allontanato dalla traduzione. Benissimo. Beati gli affamati di giustizia, come è stato detto, e noi quindi porteremo avanti questa giustizia, anche se la vera giustizia è quella del Signore, ma noi siamo fiduciosi e continueremo a lottare. E ovviamente noi continueremo a lottare perché alla fine sapremo sicuramente raccogliere una ricompensa. Ricompensa sicuramente nell'altro mondo, ma anche ricompensa che io mi aspetto in questo mondo, anche se la giustizia più alta è la giustizia del Padre. Dice: io certo non vedo un miglioramento della situazione per il momento, però spero, sempre agisco affinché questo possa essere raggiunto. E poi è stato sottolineato la grande figura del profeta che rimane un riferimento essenziale per tutti noi, un profeta che spiana la strada, un profeta che si confronta con i potenti, un profeta che ci spinge ad agire. Quindi profeta, Vangelo, che rimangono i nostri grandi punti di riferimento. Ricordiamoci che anche Gesù è finito sulla croce e poi c'è stata la risurrezione, e così come si è lamentato Gesù ad un certo punto, anche noi ci siamo lamentati, ma poi al di là del lamento c'è l'opera, c'è il lavoro concreto, e
quando Gesù dice, per esempio, Signore, sia fatta la tua volontà. Quindi noi resistiamo e riflettiamo. Certo, avrei bisogno di molto più tempo per comunicarvi tutte le riflessioni che stiamo portando avanti nella nostra realtà, ma mi voglio limitare ad esprimervi un dolore sì, di cui vi voglio far parte in questa sede, e che molte volte noi agiamo, noi realizziamo, noi profondiamo sforzi, ma ahimè, non ci vediamo accompagnati dalla gerarchia della Chiesa, dai pastori della Chiesa che invece dovrebbero essere al nostro fianco. Io sinceramente non capisco molte volte il loro silenzio o il loro sguardo che viene rivolto da un'altra parte o la loro presa di equidistanza. A volte veramente non riesco a capire completamente l'orientamento del clero basco o della Chiesa cattolica nel suo insieme, e proprio per esprimere questo dolore che io sento nella mia viva carne, vorrei fare riferimento a qualcosa che ha detto Giovanni Paolo II, proprio negli ultimi istanti della sua vita, quando soffriva terribilmente, che ha detto: se Gesù non è sceso dalla croce, io non abbandonerò il mio papato. Ebbene, noi, dall'interno del Paese Basco, noi gruppi che cerchiamo di resistere a questa barbarie che ci invade e ci corrode, noi diciamo: se Gesù non è sceso dalla croce, se Giovanni Paolo II non ha abbandonato il suo papato, noi continueremo a resistere. Voglio ringraziare tantissimo Claudio, chiedere scusi agli italiani perché volevamo tagliare corto perché siamo veramente fuori tempo, ma Claudio ha fatto un lavoro veramente bravissimo, un applauso per lui. Grazie. Invece chiederei agli spagnoli adesso, miei connazionali, di non chiedere traduzione di quello che dirà il onorevole Mauro. Ascolto. Dunque la parola a lui. Ma per questo secondo intervento con Oriol abbiamo deciso una strategia vincente in due punti. Il primo, lei è stata brava, io sarò breve. Il secondo, io parlerò in italiano senza traduzione spagnola. Alla fine Oriol farà una sintesi in cui dirà puntualmente il contrario delle cose che ho detto io. E anche in Spagna così si penserà a me come a un intelligente uomo politico. Quello che voglio dire io è molto semplice, che lo scopo, la ragione per cui abbiamo voluto, forzando nel calendario del meeting, questo incontro, non è appena per un aggiornamento in termini di attualità su una vicenda che tocca uno dei paesi comunque più decisivi per la comprensione dello scenario e del tema vero che agita il cuore del mondo, ma è molto di più, è per dare eco tramite e alla luce dell'imponente vicenda umana di Mariangela a un giudizio semplice e grande: non c'è pace senza giustizia e non c'è pace senza libertà. Per cui, in un contesto in cui ideologicamente la pace è diventata ostaggio di una strategia politica ai fini dell'affermazione di un'ideologia, ma anche molto di più, tutto e l'uomo non è niente, che si capisca che cos'è la pace vera, che si capisca e che si desideri con forza insieme la pace vera, ci sembra la cosa più importante. Se Mariangela, Goccione, ma è Mariangela, fosse stata a capo di un'organizzazione terrorista riconosciuta come tale e conclamata come tale nelle organizzazioni internazionali, compresa l'Unione Europea, come Hamas o Hezbollah, forse avrebbe avuto la solidarietà del ministro degli esteri italiano, che sarebbe andato a braccetto con lei per le strade di tutta l'Euskadi. Forse se Mariangela fosse stato un dittatore che ha soffocato l'anelito di verità, di libertà e di giustizia del suo popolo per oltre 60 anni come Fidel Castro, avrebbe avuto la solidarietà e i complimenti del Presidente della Camera in Italia. Il problema è che Mariangela è vittima dell'ideologia, per cui le tocca solo la nostra compagnia, e scusate se poco.
Io voglio dire con grande chiarezza due cose. La prima è spiegare, per il punto di osservazione che a me è consentito, qual è in concreto la strategia attuale del governo spagnolo e perché questa strategia contraddice in tutto la storia più recente di socialisti e popolari, ma di tutti gli spagnoli, a partire dalla Spagna post-franchista. La strategia di Zapatero è molto semplice e riproduce in qualche modo quella applicata dal governo di Manuel Azaña e di Alcalá Zamora durante la rivoluzione, la seconda, cosiddetta Seconda Repubblica, e durante la guerra civile spagnola. Anche allora la Spagna era spaccata in due e in qualche modo anche allora ci si rendeva conto che se si voleva il potere lo si voleva conservare, bisognava avere comunque il consenso e la spinta dei gruppi a matrice nazionalista. In fondo, in qualche modo, il desiderio che anima ancora oggi il governo Zapatero non è il conseguimento della pace, ma il conseguimento del potere attraverso il consenso di coloro che sono disposti a dartelo, purché tu consenta loro di fare uno Stato nello Stato e di imporre tramite la paura la legge del terrore. Soprattutto è vero questo alla luce di un'altra considerazione sulla quale vorrei veramente che metteste la vostra attenzione. Non è stato chiesto ad ETA in questo momento di rinunciare a quella che è la matrice ideologica, cioè riduttiva della cultura della vita che l'ha animata nella sua battaglia in questi anni. Non è stato chiesto cioè nessuna condizione e nessun pentimento a fronte per l'appunto di una concezione dell'uomo, della vita e della democrazia che ha sostanzialmente questa sorta di messaggio base: se tu non corrispondi all'idea di uomo e di società che c'è nell'ideologia che ha fatto il fondamento della mia battaglia, semplicemente tu non solo non puoi stare con me, ma non puoi semplicemente esistere. Questa è la matrice dell'ideologia e questo è ciò che ha spinto i governi democratici di mezzo mondo a dire che oggi, ma questo esiste anche in termini operativi, c'è un profondo legame tra tutti i terrorismi, un legame che, e questo non va dimenticato, è esattamente in quella antropologia che ha sorretto la propaganda di ETA in tutti questi anni. Ed è un legame che inevitabilmente si propone come la minaccia più grande per quello che è l'immagine di convivenza civile che noi intendiamo offrire al mondo. Attenzione, su questo la sinergia, cioè la sintesi strabiliantemente pericolosa e cinica che ci viene dalla storia più recente, è che è possibile un'alleanza tra il relativismo più cinico e il fondamentalismo più bieco. Questa alleanza è per l'appunto testimoniata nell'azione di Zapatero, che spinge sul tema del relativismo esattamente per creare le basi di una concezione della società in cui il potere sia l'unico interlocutore valido a fronte del fatto che tutte le opinioni, tutti i punti di vista, tutti i giudizi, tutte le esperienze, anche quelle più vere, sono sullo stesso piano. E il particolare più impressionante di questa vicenda, proprio nella storia più recente di Spagna, è che questa concezione della pace è stata tirata fuori come un coniglio dal cilindro esattamente alla fine di un percorso del Partito Socialista Spagnolo che l'ha visto quello più in sofferenza, cioè quello che più ha dovuto patire nel confronto con il terrorismo. Perché se il Partito Socialista Spagnolo dei primi 15 anni della storia post-franchista è stato un Partito Socialista Spagnolo che ha inteso, difendendo le istituzioni democratiche, difendere in qualche modo l'opportunità e la possibilità che ci fosse un punto di incontro vero tra le persone, nel popolo, per la costruzione di un'immagine di convivenza civile, oggi questo sembra essere messo da parte per favorire unicamente la raccolta del consenso al fine del mantenimento del potere. Un ulteriore passaggio lo voglio fare perché possiamo comprendere fino in fondo quali sono i termini della sfida che oggi viviamo. La Spagna verrà chiamata nei prossimi mesi in qualche modo a pronunciarsi su questa questione, e pronunciarsi vorrà dire rispondere in modo non emotivo
a una proposta che sembra la proposta della pace tout court, ma che invece potrebbe veder dietro il crollo per intero di tutto quanto di buono alla fine di una storia lungamente travagliata di questi ultimi 70 anni è stato recuperato nello sforzo di costruire la democrazia negli anni più recenti. Questo travaglio che la Spagna vive non è il travaglio della Spagna, è il travaglio oggi che vive il mondo intero, che si trova ancora una volta a decidere se costruire la pace sia possibile prescindendo dal cuore delle cose in cui crediamo. Sulla spianata antistante la Casa Bianca a Washington c'è un monumento ai caduti che glorifica in qualche modo i morti per la guerra di Corea. Sulla stele c'è scritto Freedom is not free, la libertà non è gratis e non è gratis neanche la pace. E perché la pace sia vera? Perché la pace sia vera deve tener conto di un contenuto dell'esperienza della vita, ma anche di un contenuto dell'esperienza della costruzione politica della società che corrisponda fino in fondo al cuore dell'uomo e alla sua ragione. Oggi una cosa sappiamo per certo, che l'ideologia è quella sbarra messa di traverso sulla porta che è la ragione, che si apre all'opportunità dell'infinito, all'opportunità cioè che confrontandosi con i problemi di tutti i giorni uno provi a dettare l'immagine che ha di società non violentando quello che ha vicino, ma riconoscendo con lui quello che li mette insieme. Platone ha scritto nel Convivio: gli amici sono quelli che guardandosi negli occhi riconoscono la presenza di un Dio. La pace ha senso se si costruisce intorno a questo, riconoscimento di qualcosa che ci restituisce la nostra umanità. Grazie. Per non sbagliare niente, finito. Grazie ancora a lei.